Ciao a tutti quanti, io sono sempre Hiromi e sono sempre una delle ragazze pittrici e artistiche bestie, perché ormai voi mi conoscete già, anche perché ho già fatto un video e sì, sono sempre io Hiromi. Io ci andrò ancora a parlare di un argomento che non mi avete chiesto, però pensavo che fosse stato bello averlo anche qua, quindi beh sì, questo è il video dei capelli lunghi, ma proprio lunghi lunghi, versus i capelli proprio cortissimi. Ma un avviso, quando io intendo i capelli proprio quelli lunghi lunghi, intendo quelli tipo quelli di Gritel oppure quelli di Lapunzel, insomma quelli che ti arrivano fino alla schiena. E quando io intendo i capelli proprio cortissimi, intendo questo tipo di taglio. Ebbene sì, c'è ancora gente che lo porta questo tipo di taglio e onestamente a me piace tanto. Allora, oggi andremo a parlare dei pregi e dei contro ad avere questi tagli. Allora, partiamo dal fatto che in estate, ovviamente, se hai i capelli in questo modo, sì, avrai caldo, però non tanto, anche perché, insomma, non avrai tutti quei peli addosso che ti faranno sudare. Quindi alla fine sarai calma e avrai più o meno una bella estate, anche se faranno anche 30 gradi all'ombra, non preoccuparti, perché intanto sì, avrai caldo, ma non tantissimo, anche perché non avrai più il solito problema di entrare in acqua e poi asciugarti i capelli con tutta la forza, perché ormai non si bagnano quasi più, e anche se si bagnano ci metti pochissimo ad asciugarli. Poi un altro dettaglio è che se invece hai i capelli lunghi, se hai una chioma in estate, giustamente ci metterai molto più tempo ad asciugare i capelli quando si bagnano e giustamente suderai un botto perché oltre al fatto che fanno 40 gradi avrai anche tutti quei capelli che a quanto pare ti fanno sudare ancora di più. Mentre invece in inverno se hai i capelli lunghi invece li puoi usare semplicemente come sciarpa. Sì, suona un po' strano da dire, ma in realtà, beh sì, è comodo e sicuramente qualche gente avrà pensato che è una brutta idea, ma almeno la sei a caldo. Insomma, se non ti bastano le maglie in lana, i ciubbotti, i cappotti, almeno avrai quelli lunghissimi. Mentre invece in estate, con acconciature cortissime, meglio se ti prendi un ciubbotto, una sciarpa, un cappello, anzi, prenditi anche un'intera pecora e facci una lana enorme, perché intanto avrai molto più freddo. Ma a parte questo, ci sono altri tipi di problemi. Insomma, io ora potrei stare qua a elencarli tutti, però ci sono alcune situazioni in cui tu devi per forza legarli i capelli. Ma la cosa bella è che se hai i capelli lunghissimi, tu puoi farti tantissime acconciature, tipo la coda, le trecce. Insomma, puoi sbizzarrirti a più non posso. E se hai un taglio un po' più corto, allora no, niente più coda, niente più trecce. Al massimo accontentati di farti insomma, un ciuffo come quello che ha Claudio con Mike. E poi un'altra cosa è che, anche se non puoi farti più alcuna acconciatura, se vuoi farti una tinta, se, che tu abbia un po' più corti, un po' più lunghi, questa non avrà alcun effetto. Perché se tu hai i capelli un po' più lunghi, allora sì, li puoi tagliare, li puoi rifare, oppure puoi anche farle un altro taglio sopra. Insomma, ho visto acconciature di arcobaleni, sfumature, che sono bellissime. E per il taglio corto invece è sempre la stessa, ovvero quando ti stufi e li crescono, allora non preoccuparti perché li tagli, li rasi e basta, fine. Insomma, non devi fare tutta quella fatica. Inoltre, se hai i capelli cortissimi, li risparmi tanta acqua. Infatti, ci metti tipo 2 minuti ad asciugarli e insomma, li risparmi anche. Invece, se hai i capelli lunghissimi, ci metterai 3 ore ad asciugarli. Ma non fatevi ingannare, perché se voi avete i capelli lunghi o che hai un taglio cortissimo, tu di mattina intanto avrai sempre un cespuglio in testa, perché sì, dovrai sempre prepararti. E ora passiamo al simbolismo, perché sì, c'è anche del simbolismo dietro a un taglio. Forse per i maschi può sembrare strano, ma in realtà è molto più simbolico. Infatti, proprio il taglio che hai a simboleggiare il vero te. Tipo, le ragazze e i maschi che hanno un taglio lungo simboleggiano infatti il fatto di non avere tanta ansia o di non preoccuparsi per tanto. Infatti, chi ha un taglio lungo simboleggia un po' la calma, il fatto di
essere più forti, chi ha questo tipo di taglio simboleggia un po' la pazienza e l'autostima. E devo ammettere che bisogna essere anche tanto forti per sopportarli sempre. E bisogna anche sapere che le persone di questo taglio, anche se non sembrano, sono anche molto, molto forti. E sì, possono essere anche sensibili, però in realtà sono più forti di quanto pensi, anche perché le persone di questo taglio sono forti, obbedienti e amano tantissimo stare in compagnia. Infatti a loro non importa se sia estate, inverno o qualsiasi altro. Loro non li taglieranno mai i capelli a meno che non sia proprio un cambiamento rapido. Insomma, anche in anime, tagliarsi o tingersi i capelli è simbolo di cambiamento, un cambiamento sia per la persona che sei tu, ma anche un cambiamento spirituale. Insomma, le persone che hanno i capelli lunghi sono forti e sono molto fiduciose, sia in se stessi e sia agli altri. Infatti, tengono molto agli amici e la fiducia è fondamentale. E sono anche vivaci e pieni di energia. Ma anche se tendono più a rimanere dietro alle quinte piuttosto che essere loro stessi i veri protagonisti della serie. Invece il simbolismo per i capelli un po' più corti, ecco, e io vi ricordo sempre che per i capelli corti intendo questi tipi di tagli. Allora, per questi tipi di tagli c'è anche un simbolismo, ovvero le persone che possiedono questi tipi di taglio infatti sono sensibili. Sono creative, hanno tanta saggezza, sono appassionate e anche un po' misteriose. Hanno forza e karma e hanno un sentimento che a volte vorrebbe solo essere capito. Infatti anche loro sono forti e determinate. Anzi, amano tantissimo essere apprezzate e amate, e sono anche molto, molto creative e tanto calme. E niente, per oggi è tutto. Oggi saluto Chiara, ciao e grazie per guardare i nostri video. E niente, io vi saluto, vi mando anche un abbraccio perché ormai siamo a ben 77 iscritti, quindi grazie di cuore. E niente, io vi saluto e ciao!